Dal Vangelo secondo Luca. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Ora voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte sue membra. In queste parole l'Apostolo San Paolo ci illustra un mistero incredibile che veramente si fa fatica a comprendere e a spiegare, cioè l'unione che vi è fra Cristo e la sua Chiesa, fra Cristo e ciascuno dei suoi figlioli battezzati, di coloro che attraverso il battesimo sono incorporati alla Chiesa. Cristo è il capo e noi siamo le sue membra. Qui, nel capitolo 12 della prima lettera ai Corinzi, San Paolo lo spiega con dovizia di particolari, ma altrove le sue lettere sono ricchissime di riferimenti a questa dottrina, e non solo le sue lettere. La lettera agli Efesini: tutto infatti ha sottomesso ai suoi piedi e lo ha costituito su tutte le cose a capo della Chiesa, la quale è il suo corpo. Ancora più in là, nella lettera agli Efesini: è lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. E nella lettera ai Colossesi scrive: perciò sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca, i patimenti di Cristo a favore del suo corpo, che è la Chiesa. E con una immagine dissimile negli elementi, ma analoga nella sostanza, San Pietro dice che ci dobbiamo stringere a Cristo, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio. E così anche noi veniamo impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale. Eccolo che cos'è il corpo mistico di Cristo: è un edificio spirituale in cui gli esseri umani, elemento materiale di questo edificio, vengono incorporati attraverso il santo battesimo. E non è solo spirituale, ma è anche visibile, perché noi ne vediamo qui in questo mondo una porzione, che è la Chiesa. Questo è il corpo mistico di Cristo, e i vincoli dell'unità in questo mondo sono la fede, i sacramenti e la gerarchia. Invece il vincolo d'unità
perfetto del corpo mistico, cioè di quel corpo che si va costruendo per la glorificazione totale alla fine dei tempi nel Cristo totale, è la carità, vincolo di perfezione. Gli elementi, cari fratelli e sorelle, dell'unione del corpo mistico sono proprio questi: Cristo, che è il capo e principio unificatore, è lui che dà vita a questo corpo, come Dio, assumendo la nostra umanità, la eleva alla sua divinità, e per questa mediazione che egli realizza in se stesso, ci fa partecipi della sua divinità. Dove? Nel suo corpo mistico. Principio costitutivo e unificatore è Cristo, capo, la testa. L'anima del corpo mistico è lo Spirito Santo, le membra siamo noi, gli esseri umani, elementi materiali che Cristo assimila a sé nel corso dei tempi, e la forza connettiva, unitiva, vivificante di tutto l'organismo è la carità, la grazia santificante che è portata dallo Spirito Santo. San Paolo, in questo capitolo dodicesimo che abbiamo appena letto, molto lungo, ne spiega la parte umana, soprattutto la parte umana, e paragonandolo appunto al corpo umano, dice che Cristo è il capo e noi siamo le membra, e come le membra del corpo umano sono armonizzate tra di loro per il bene dell'unico corpo, del corpo stesso, siano esse più o meno nobili, non importa se è il dito alluce del piede, o il dito indice, o l'occhio, o l'orecchio, o la fronte, o la testa, non importa. Tutto il corpo umano e ogni membro del corpo umano è unificato nell'unico tutto e fa il bene del tutto. Così le membra del corpo mistico sono orientate le une alle altre, ma tutte orientate all'unico corpo che è Cristo. E non sono più o meno importanti nella funzione del bene comune, no, perché ciascuno ha il suo posto, ha il suo ruolo, e quindi non è autorizzato in nessun caso il disprezzo di un membro nei confronti dell'altro, né la superba esaltazione di qualcuno che pensa di avere una funzione più nobile, perché in effetti non c'è una funzione più nobile, c'è quello che siamo chiamati a fare nel corpo mistico del Signore. Anzi, per la verità, il Signore ha scelto proprio ciò che è ignobile per il mondo. Fratelli, sorelle, spesso si fa molto di più nel nascondimento di una stanza fra le sofferenze per la Chiesa e per il corpo mistico che a predicarlo, che a predicare la parola, o a farsi vedere o essere noti da tutto il mondo come super pastori o super presunti santi, no? Fa molto di più per il corpo mistico chi soffre, tace, offre in silenzio. E tutte le membra hanno la loro importanza nell'unico corpo. Nella Chiesa, fratelli e sorelle, c'è l'unità, come nel corpo umano, che è formato da molte membra. Chi ha una funzione presunta più importante ha bisogno di chi la meno importante, come l'occhio nel corpo umano non può dire alla mano non ho bisogno di te, o così il capo non può dire ai piedi non ho bisogno di voi, non mi siete necessari. Anzi, nella Chiesa, dice Don Dolindo, le membra più deboli sono più necessarie alla sua vita, che è vita di pazienza, di carità, di perdono, come le membra più ignobili sono circondate di maggiore rispetto dalla carità delle più nobili. Non c'è divisione né lotta nel vero corpo della Chiesa, ma un mirabile reciproco aiuto tra tutte le sue membra, un mutuo compatimento, una reciproca tenerezza, comprensione. Così come nel corpo umano un membro soccorre l'altro, perché io sono tanto nella mia mano quanto nel mio piede, e se il mio piede soffre, la mia mano farà tutto, di tutto per alleviarne il dolore.
Perché se un membro soffre, soffre tutto il corpo. E questo è il principio che dice San Paolo. Quando siamo collegati a Cristo, e poi vedremo come, e siamo un unico corpo, possiamo gioire perché vediamo un fratello o una sorella cadere nel peccato? O possiamo provarne odio, disprezzo, perché c'è qualche fratello o sorella che si perde o è lontano dalla carità del Signore? No, dobbiamo soffrirne. Dobbiamo soffrire per quel male che il fratello o la sorella ci fa. Perché? Perché in realtà quel male lo sta facendo a se stesso, non lo fa a me. A noi, a chi sopporta pazientemente, viene data l'opportunità di amare il Signore, di fare del bene al corpo mistico, perché la paziente sopportazione dei torti, ridonda al bene di tutto il corpo mistico, così come il mio peccato fa male a tutti. Fa male a tutti. Questo è un principio, cari fratelli e sorelle, che Cristo realizza perfettamente. Perché? Perché egli che non ha peccato si fa uomo e fa propri i nostri peccati. Li fa propri. Dice San Paolo, no, ecco qui, egli ci ha, dice San Paolo nella prima lettera ai Galati, ha dato se stesso per i nostri peccati per strapparci da questo mondo perverso, secondo la volontà di Dio e Padre nostro. Egli li ha presi su di sé, li ha fatti propri, come dice San Pietro, egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce. E in effetti il patimento di Gesù nel giardino degli ulivi, quando sudava sangue, angosciato fino alla morte, perché? Perché lì ha caricato su di sé tutti i nostri peccati, i peccati di tutti gli uomini, di tutte le donne, di tutti i tempi, e ne ha provato il rimorso dinanzi a Dio. È per il rimorso lacerante del peccato universale che ha sudato sangue il Signore nel giardino degli ulivi, perché l'ha fatto proprio, ha ricondotto tutto all'unità, tutti gli uomini all'unità in Lui, nella sua stessa umanità. Cristo è il nostro capo, è il nostro capo, e noi siamo sue membra, e tutti in Lui e con Lui e per Lui siamo un solo corpo. Cristo è il capo, gli esseri intelligenti che a Lui aderiscono ne ricevono i benefici in flussi di grazia sono le membra. Ecco le parti costitutive del corpo mistico: Cristo capo, noi le membra, lo Spirito Santo l'anima, la grazia il principio unificatore. E è impossibile concepire queste cose, questi elementi, come divisi, anche per un istante solo separati. No, l'unione che lega Gesù a noi sue membra è davvero misteriosa, è un mistero grande. Ma Gesù stesso, e non solo San Paolo o San Pietro, ce la spiega in un certo modo e ce ne dà degli accenti e degli accenni fondamentali. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, dice: ho altre pecore che non sono di questo ovile, anche queste io devo condurre, ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Giovanni 10:16. E ancora, quando parla della vite e dei tralci: rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. È vero che siamo membra di Cristo, corpo di Cristo, e siamo uniti a Lui, ma siamo anche nell'infelice possibilità di potercene separare, di poterci distaccare dall'organismo vitale che è Cristo, in cui siamo stati innestati col battesimo, come col peccato mortale, che è appunto mortale perché uccide. Le immagini del solo gregge e del solo pastore e della vite e dei tralci preludono alla pienezza del messaggio di Gesù che egli ci dà nella preghiera sacerdotale nell'ultima cena, quando prega il Padre e chiede che i suoi siano una sola cosa, come loro
come il Padre e il Figlio. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Siano perfetti nell'unità. L'imitazione di Cristo, un libro spirituale di meditazione splendido di cui non si conosce l'autore, ma è veramente un condensato di sapienza evangelica, dice: soltanto chi sente tutte le cose come una cosa sola e le porta verso l'unità e le vede tutte nell'unità può avere tranquillità interiore e abitare in Dio nella pace. Attraverso i secoli, fratelli e sorelle, Cristo si va formando il suo corpo mistico, a partire da elementi come noi qui presenti, diversi per condizione, diversi per genere, diversi per nascita, diversi per tempo, perché ne prende da ogni tempo fino alla fine dei tempi. Ma su tutti questi elementi, su tutti questi uomini e donne, aleggia lo Spirito Santo unificatore del capo, che diffonde attraverso l'organismo che anima, muove e vivifica una forza connettiva e vivificante che, come dicevamo poc'anzi, è la carità, per la quale tutti gli esseri incorporati, tutte le membra, nella più perfetta comunicazione di beni spirituali raggiungono e cooperano al raggiungimento dello stesso fine, che è la gloria del Padre e nella glorificazione dei suoi figli. Noi, santificandoci, facciamo il nostro bene e nel contempo diamo gloria a Dio. Questi sono gli elementi costitutivi: Cristo il capo come principio unificatore, lo Spirito Santo che è anima, e ora lo vediamo, gli uomini come elementi materiali e la grazia, che è la carità, che è l'amore, come forza connettiva di tutto l'organismo. San Paolo dice nella lettera ai Colossesi: la carità è il vincolo di perfezione. No, lo abbiamo detto altre volte e fa bene ripeterlo. È bella quell'immagine che San Doroteo di Gaza dà dell'amore di Dio: il cerchio con al centro Dio. Noi siamo sulla circonferenza di questo cerchio e i raggi sono quelle linee che vanno dalla circonferenza al centro. Quanto più l'uomo si sposta sul raggio, passando dalla circonferenza, avvicinandosi al centro che è Dio, amando il Signore, tanto più si avvicina agli altri uomini e si unificano tutti gli uomini dove? Nel centro, in Dio, nella carità, nell'amore a Dio che non può essere separato dall'amore al prossimo. Cristo è venuto per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi, Giovanni 11,52, e l'influsso unificatore che Egli effonde è appunto la grazia santificante che è la carità creata che Egli ci ha meritato con la sua passione. L'anima è propriamente lo Spirito Santo. Dice San Paolo: cercando di conservare l'unità nello Spirito per mezzo del vincolo della pace, un solo corpo, un solo Spirito, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, Efesini 4. E per spiegare l'anima del corpo mistico che è lo Spirito Santo, voglio prendere a prestito le parole testuali di un grande santo e dottore della Chiesa al quale ci facciamo fare la predica questa domenica. Sant'Agostino conclude il suo sermone sulla Pentecoste con queste parole: il nostro spirito, per il quale ogni singolo uomo vive, si chiama anima. E guardate cosa fa l'anima nel corpo: vivifica tutte le membra, attraverso gli occhi vede, attraverso le orecchie ode, attraverso le narici percepisce gli odori, attraverso la lingua parla, attraverso le mani agisce, attraverso i piedi cammina, è presente contemporaneamente in tutte le membra per vivificarle, dà la vita a tutte, distribuisce compiti a ciascuna, l'occhio non ode, l'orecchio non vede, non vede la lingua, né parla l'orecchio o l'occhio, ma tuttavia vive. Vive l'orecchio, vive la lingua. I compiti sono diversi, ma la vita è comune a tutti. Così è la Chiesa di Dio. In alcuni santi fa miracoli,
In alcuni santi proclama la verità, in altri santi custodisce la verginità, in altri santi custodisce la castità coniugale, in altri questo e in altri quello. I singoli adempiono ciascuno il proprio compito, ma tutti parimenti vivono. E ciò che l'anima è per il corpo umano, lo Spirito Santo lo è per il corpo di Cristo, che è la Chiesa. Lo Spirito Santo opera in tutta la Chiesa ciò che opera l'anima, in tutte le membra di un unico corpo. Ma ecco ciò che voi dovete evitare, ecco da che cosa dovete guardarvi, ecco ciò che dovete temere. Può accadere che nel corpo umano, anzi, dal corpo umano, venga reciso un qualche membro, una mano, un dito, un piede, un'amputazione. Forse l'anima segue il destino del membro amputato? Quando questo era attaccato al corpo, viveva. Amputato, perde vita. Così una persona è cristiana e cattolica finché vive nel corpo. Staccata da esso, diventa eretica e lo spirito non segue il membro amputato. Se dunque volete vivere dello Spirito Santo, conservate la carità, amate la verità, desiderate l'unità e raggiungerete l'eternità. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.